Wattè a tutti ciurma e benvenuti da Giochirini in questo nuovissimo episodio su The Evil Within 2. Bene ragazzi, la volta scorsa, dopo aver visto la vera natura del male che c'è all'interno di Union, sarebbe a dire, sembrerebbe essere un prete totalmente indemoniato, siamo arrivati qui, ci siamo ritrovati con quest'altro membro della Mobius e adesso non ci resta ragazzi che andare a fare una vera e propria strage di creature, direi. Ecco qua, facciamo. Oh merda. Ora pensa a restare vivo. Pensa a restare vivo. Voglio far saltare testa. Oh, ragazzi, ma che fate qua dentro? No, 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 non vi aspettavo oggi a pranzo. Perché schifo, mi ha sputato sangue in faccia sto luridone. Che sei altro, brutto schifoso. Grazie, grazie, lo so, grazie, mi hai sparato in faccia. Mi ha sparato addosso. Questi mostri. Ho perso il conto. Eh già. Infatti, allora, mi lasciano qualcosa, sì o no? Ammazzano. Rifornisciti finché puoi. Mi sento arrivare. Ecco, rifornisciti. Ok, ma voglio delle risposte quando abbiamo finito. Certo. Colpi niente, ragazzi. Non ci fanno prendere niente. Restiamo pronti. Qua ci sono altri colpi che non possiamo prendere. Oh, ovviamente doveva essere scarica. Ovvio. Merda. Mira all'altro. Porca vacca! Qua che ce l'ho pure io uno addosso, ed è pure bello grosso. Ecco, minchia. Ma, cioè, ragazzi, è possibile che ne uso sempre? È molla! Ma se non si fa del male alle signore, l'uridazzo che non sei altro. Ne sento degli altri. Eh sì, ho capito. Intanto sto cercando di prendere tutto quello che si può prendere. Controlla nel retro. Guarda, uso questo, faccio prima, toh. Tanto ricarichiamo. Questa proprio, cioè, le stava arrivando un mostro addosso, ha fatto totalmente finta di niente praticamente. È stato bellissimo. Sì, ma tu devi morire adesso. Devi morire. Oh. Ecco fatto, semplicissimo. Merda, sono ovunque. Ma dai, non farti davvero. circondare. No, no, dare. Mira la testa, spreti meno Che proiettili. sì, lo sé, ma tanto Seb sì, c'ha la sua mira che un po' lascia a desiderare effettivamente. Oddio, no, c'è le volte che c'ha colpi buoni, però vedi, casi come questo, che il mostro si muove, ecco, è inutile. Ok, facciamo prima ad usare questo, ecco, Mangia fatto, un già po' di risolto. piombo, figlio di puttana. Che cattiveria. Vabbè, facciamo Niente da fare, stronzi. Madonna, com'è cattiva questa. Questa è stata una cattività dalla vita proprio. No, io volevo i colpi, effettivamente. Ehi, che cazzo è stato? Oh, merda. Attenta! Oddio, che c'è, che c'è, che c'è? Ecco. Oh no! Cosa sono? Una di ste bestie immonde Riporta, uccidilo! schifosissime. Ah, minchia, l'ho ucciso con un solo colpo. Pazzesco! Ah, io sono qua che prendo mocciolo e qua c'è un'altra creatura schifosissima. Merda, non finiscono Il mai! mitragliatore piacerebbe pure a me, effettivamente. Intanto io mi rifornisco, che non si sa Credo che mai. fosse lui. Ah, beh, non finiscono mai e l'attimo dopo ha detto credo che fosse l'ultimo. Ok, ma adesso mi spieghi qualcosa? Vieni, dobbiamo muoverci. Sì, ah, beh, la siringa, mi ricordavo infatti che ne avessimo già usata una. Mi stavo chiedendo. Ok, prendiamo tutto. Quello che possiamo prendere, colpi, parte di armi. Grazie. Non credo che ce l'avrei fatta da Prego, sola. prego, figurati Sono per tanto Esmeralda poco. Torres. Esmeralda, che bel nome. Io. Sebastian, lo Ma lo so. sapete tutti? Lo sai? Li abbiamo fermati per ora. Muoviamoci prima che ne arrivino altri. Sì. Come sono arrivato qui? E tu chi sei? Non c'è tempo per le domande. Il mio rifugio è vicino. Ah. Abbiamo preso Parleremo un nel tragitto. Vieni. Ok, va bene, Prendi tutto capo. quello che ti serve. Ti aspetto qui. Perfetto, perfetto. Prendo tutto, hai totalmente ragione. È meglio guardarci intorno e vedere cosa possiamo prendere, ragazzi, prima di andarcene. Ammazza che schifo, che spettacolo raccapricciante. Vabbè, qua mi sa che non c'è nient'altro. Qua, sì, ho fatto il pieno, mi sa, ragazzi, di colpi. Non ho controllato qua dietro cosa ci fosse. Vediamo un po', non possiamo prenderne questi. C'è qualcos'altro qua dentro? Ok, niente, niente che possiamo più prendere, ragazzi. Per cui torniamo dalla cara Esmeralda e andiamo via. Eccomi, sono pronta. Non fare rumore.
Potrebbero essercene altri. Master. Almeno dimmi come conosci il mio nome. Io sono una lince. Kidman mi ha parlato di te. Ah. Kidman. Ha detto che ti avrebbe contattato se il piano fosse andato a puttane. Infatti, quindi, eccomi qua. Eccoti qui. Aspetta, non ti seguo. Quale piano? Portare Lily fuori di qui e distruggere la Mobius una volta per tutte. Gran piano. È andato tutto Aspetta. A merda. Che c'è? Che c'è adesso? Dove vai? Oh, una frana. Che c'è? Fammi indovinare. La strada per il tuo rifugio. Forse c'è un'altra strada, vieni. Ovvio, è tutto crollato. Di sicuro ci troveremo di fronte ondate di mostri ripugnanti. Aspetta. Un attimo. Il piano, Kidman non mi ha detto niente. Già, beh, immagino che non potesse farti un briefing di fronte a tutti. Già, ok, quindi il suo piano era quello di distruggere la Mobius, ragazzi. Ecco perché forse non ci ha detto poi tanto. Uno di noi deve alzarlo e l'altro passare sotto. Fammi indovinare chi lo alzerà. Aspetta, faccio io. Passa sotto. Ah, io devo passare sotto? Ce la fai? Non ci posso. Porta il culo di là prima che te lo molli in testa. Mizziga. Ok. Tu sì che sei forte, zia. Grazie. Mazza, tu sei una tosta, mi piace, mi piace. Vuoi riposarti un po', vecchio? Chi è chiamato vecchio? Ehi. Non sono così vecchio. Sono il fiore degli anni. Osa pure darmi che del Kidman vecchio. Kidman ha sempre voluto distruggere la Mobius. A dire il vero, era il piano di tua moglie. Chiappette. Cosa? Ah, sì? Myra. Ecco perché è qui. Lavora per la Mobius. Sì, ma te l'è successo, però. Ridicolo. Dobbiamo passare sotto. Attento alla schiena. Sì. Non è il momento, Torres. Chiappe. Devi essere orgoglioso Chiappe. Di tua moglie. Chiappe. Sa essere molto persuasiva. In che senso? È stata lei a reclutarmi. Ah, sì? Non capisco. Perché si sarebbe unita a loro? Ha scoperto che avevano Lily e sapeva che l'unico modo per distruggerli era dall'interno. Perciò si è unita a loro e ha aspettato il momento giusto. Tutti questi anni. Ecco dov'era. Pensate un po', ragazzi. Questa è dura da digerire. Già. Ne sono certa, ma restiamo concentrati. Sì, ma dove dobbiamo andare? Quindi, cioè, sì, ma qua dobbiamo dentro salire. Ha subito una sorta di mutazione. Sì. Che gli è successo? Certo. Pronta, pronta? Pronto. Dai che ti tiro su. Oh! Aspetta, ti aiuto. Nei film e nei videogiochi sembra così facile. Perfetto, meno male che sei leggera perché sennò l'avrei vista difficile. Sì, io che faccio? E io che faccio adesso? Cosa? Pensavi che ti avrei lasciato lì? Oh, che gentile. Oh! Mazza e salto, Seb, sei peggio di una lepre, Seb, altro che gli antilopi, Seb. Ora fai parte del piano. E quindi sono importante, vero? Un'importante unità del piano. Chi altro era coinvolto nell'ammutinamento? Eravamo solo in quattro. Io, Kidman, Myra e Theodore. Theodore. Padre Theodore. Padre Theodore? Io lo chiamo Theodore Wallace. Lo conosci? L'ho conosciuto. Ma non vuole salvare Lily. Già. Vuole tenerla per sé. Ha anche cercato di mettermi contro Myra. Ha mandato lui tutto a puttane. È diventato un maniaco. Come sarebbe dovuto andare il piano? Myra e Theodore trovavano Lily. Io e Theodore la portavamo fuori e Myra si sarebbe occupata della Mobius. Kidman sarebbe rimasta fuori per farci uscire dallo stem. E poi? Merda, doveva essere un piano semplice. Sì, sì. Niente è mai facile. È andato tutto di merda, eh? Avete tenuto proprio tutto sotto controllo, devo dire. What the? Oh no! Che è stato quel botto pazzesco? Che c'è? Shh. Merda. Problemi, guarda. Ho visto il fumo. Qual è l'origine del fumo? Mi piacerebbe sapere. Sì, certo che ti seguo, stai tranquilla. Mazza che agilità. Olio cuore, Seb, olio cuore. Chi c'è lì? Sarà qualche altro mostro orribile? La Madonna, e questo chi è?
Madonna, che schifo che fa, oh! Vuoi dire addio al tuo rifugio? Non lascerei il mio rifugio così allo scoperto. È nascosta. Ma dobbiamo superare quelle cose per raggiungerla. Guarda caso. Vedi quella bandiera rossa dietro l'edificio? Sì. La botola per il rifugio è lì sotto. Ok, vado avanti io. Resta giù e stai dietro ecco, di me. Ovviamente me la giusto, devo vedere io da sola. Ho già visto mostri del genere. Non avvicinarti a loro quando prendono fuoco. Ma va, davvero? Proviamo con questo, ragazzi. Ho fatto. Un problema è stato risolto. Risolto un paio di palle, ragazzi. Si è rialzato sto pezzo di merda. Oh merda, pupazza. E adesso? Mi sa che conviene fargli saltare la testa pure a questi. È arrabbiatissimo, giustamente l'ho fatto esplodere. Oh merda, adesso mi vede. L'ho fatto. Un altro è saltato in aria, rigaz. Dai, ecco fatto. Un'altra testa è saltata. Ti piaccio, Torres? Hai visto come sono? Sono. Sì. Va bene, ma questi rilasciano qualcosa almeno. Ok, polvere da sparo. Qua c'è del moccio. Qua ci sono pezzi non ben identificati. E quell'altro mostro che effettivamente mi preoccupa più del resto. Perché così almeno è stato facile. Sapete, da lontano, col fucile da cecchino, gli fai saltare la testa. L'altro dove minchia è? Allora, qua c'è una siringa che non posso prendere. Qua c'è qualcosa. Ok, Torres mi sta precedendo. Ah no, mi sta seguendo, altro che precedere. Non ho la minima idea di dove sia l'altro mostro. Che faceva veramente schifo. Sembrava avesse sembianze umane all'inizio, E invece, poi c'aveva la testa tutta fatta di carne rosa e ripugnante. Tutta appiccicaticcia. Che schifo, vabbè. Dopo i vari commenti schifiltosi sul mostro che non ho la minima idea di dove sia. Pure tu sei sistemato. Ma ce n'era qualcun altro? Ce n'è una. Ce n'è più di uno. E mi sta cercando. Mi sta cercando. Ecco, Torres. Pure tu cerca di agire, Ecco, direttamente, guarda. Così. Ecco fatto. Ok, quindi pure a questi gli salta la testa. Meno male che l'ho scoperto. Ah, meno male. Pure questa è già risolta. Prendiamo il mocciolo. E vediamo un pochettino dove possiamo andare. Qua c'è del mocciolo. La cosa c'è. Ci sono solo fiamme. E non si può procedere. Per cui immagino di dover andare di qua, Torres. Andiamo di qua, Torres. Seguimi, Torres. L'altro mostro è svanito. Si è semplicemente volatilizzato nel nulla, ragazzi. Sì, Torres. Ok. Non lo so, ragazzi, che fine ha fatto. È stato efficace. Anche se avrei preferito un'azione più furtiva. Lo so, ma è quello che abbiamo, insomma. È quello che possiamo fare. Mazza come pesa. Infatti è un acciaio titanico sto coso. Oh, eccoci qua. Rifugio, rifugello. Ma perché sei così bello? Casa, dolce casa. Già. E se è un rifugio, ancora meglio. Assolutamente. Non farti spaventare dalla quantità di esplosivi che c'è qui dentro. Ma figurati. Sono sicuri. Almeno finché non li innesco. Tu sì che sei simpatica. C'è proprio un senso dell'humor che fa spavento. Quindi che facciamo con Theodore? Bella domanda. Non lo non so. Non lo so. È pazzo. È pazzo. Il suo nascondiglio sembra il covo di un inquisitore. Dovrei essere sollevato che Lily sia con Myra, ma... Cosa? Lily è con Myra? Già, ma non so se è una buona notizia. Era... diversa. Diversa. Questo posto deve era mostruosa, Seb. Di le cose come stanno. Vuole proteggerla da Theodore. Pur di trovarle, farà tutto a pezzi. Se lo fermiamo, forse Myra tornerà in sé e potremo portare Lily via da qui. Allora il piano è far fuori Theodore. Sì, ma prima devo trovarlo. E come pensi di farlo? O'Neill mi è stato d'aiuto finora. Lo chiamo. Ma prima è meglio aggiornare Kidman. Giusto. Ma fai attenzione a quello che dici. Perché? Forse è nella sala di controllo con quella serpe a tenerla d'occhio. Ok, bene. Quindi d'ora in avanti bisogna pure stare attenti a quello che diciamo, ragazzi, perché se dovessero scoprirci sarebbe un grosso guaio. Sebastian, dove hai finito? Hai trovato Stefano? Ancora meglio. L'ho eliminato. Bene. E Lily? Mi è sfuggita un'altra volta. Mi dispiace.
Qualche indizio? La buona notizia è che ho incontrato l'operatore Torres. Le sue informazioni sono state preziose. Ottima notizia. Qual è quella cattiva? Quella cattiva è che ora c'è un tizio più potente di Stefano che vuole controllare questo posto. E per farlo gli serve Lily. Torres mi ha detto che lo conosci. Ha una bella parlantina. Dannazione. Temo di sapere di chi parli. Invio del materiale utile alla tua stanza. Tienimi aggiornata. Sono qui se hai bisogno di me. Lo so. Mi fido, Kidman. Ok. È ora di mettersi al lavoro. Bene. O'Neill, sono Sebastian. Passo. Mo lo stavo a dire. Volete vedere che O'Neill è morto, tipo? C'è qualcosa che non va. Devo trovarlo. Minchia, devo pure andare a recuperarlo. Resta qui per preparare armi ed esplosivi. Avrò bisogno di te quando troverò Theodore. C'è un modo per entrare nel midollo da qui? Sì, in quella stanza c'è un computer della Mobius. Porta all'uscita 72. Bene, ti chiamo quando sono pronto. Fai attenzione, Torres. Certo, buona fortuna, Sebastian. Bene, ok, quindi chiaro, abbiamo appena iniziato il capitolo 11 che si chiama Riconnessione. Abbiamo parlato, madonna quanta roba meravigliosa che c'è qui. Adoro, adoro, adoro. Ah, abbiamo aggiornato Kidman sulla situation. Lei ha capito, ovviamente. E quindi adesso non ci resta che andare a recuperare le chiappe bianche di O'Neill. Questo cosa dice? Bene, d'accordo, allora. Qua abbiamo per salvare, abbiamo la macchinetta del caffè. Direi di usufruirne. Perfetto, almeno siamo riusciti a riempirci la vita senza utilizzare un'altra siringa. Torres, tu rimani qui. Io salvo. Perfetto, ecco fatto. Entriamo, ragazzi, nel midollo. Aspetta, no, è dall'altra parte, da qua siamo entrati. Andiamo, ragazzi, nell'altra stanza. Aspetta, quale sarà la stanza del computer? Oh, ok, perfetto. Qua abbiamo accesso, ragazzi, alla nostra stanza. Abbiamo trovato una parte di arma superiore. Direi di entrare e di andare a vedere che cosa ci ha mandato Kidman qui. Ciao Micio. Guardate un po' qui. La diapositiva. Perché era qui? Ci sono altre informazioni. Quel bastardo si è fatto includere nel piano, sfruttandolo per i suoi scopi personali. La sua calligrafia avrebbe dovuto rivelare che è uno psicopatico. Addirittura. Cristo santo. Sembra quella del killer dello Zodiaco. Perfetto, quindi ci abbiamo altre informazioni qui. Promettere a chi è senza speranza la chiave per la felicità. Comincio a capire il suo modus operandi. Ah, ok, era lui che aveva creato sta cosa qua dei centri mu. Ci aspettiamo. Vabbè, uno squilibrato, mi pare ovvio. Questo mi dà speranza. Forse non è riuscito a ingannare proprio tutti. Meglio fare attenzione. Ha convinto un sacco di gente a entrare nello STEM. Una specie di santone, più o meno. Angelo tentatore o demone custode? Ok, quindi era lui l'autore di ste cose qua. Leader spirituale e motivatore. Non mi stupisce che sia riuscito a convincere tutti che era dalla loro parte. Sembrava una brava persona. Sembrava motivatore, ok, perfetto. Leader spirituale, ragazzi, sì, una sorta di santone. Qua c'era Stefano, c'erano informazioni su Stefano che non ho mai visto, a quanto pare. Una grande X rossa. Questa sì che è arte. Vabbè, ovviamente significa che è stato eliminato. Non possiamo... Ah, ok, possiamo accedere ancora alle altre... agli altri documenti. Cosa c'è di significativo in questa foto secondo lei? Risposta: questa è l'ultima fotografia che ho fatto come fotografo di guerra, mi è quasi costata la vita. È anche la cosa della mia rinascita creativa, mi ha aperto gli occhi di fronte al fatto che possa esistere bellezza nell'orrore. Non credo che riuscirò mai a scattare un'altra foto così pregna di significato. Ha detto che le è quasi costata la vita, può raccontarci di più? Beh, avrà notato il mio occhio. Infatti era mezzo sfigurato, ragazzi. Vabbè, non starò a leggere tutto il resto perché sennò stiamo qua 3 ore. In ogni caso,
abbiamo scoperto, ragazzi, che padre Theodore era appunto un motivatore che poi si è convertito in una guida spirituale, insomma, per le povere anime che avevano voglia di staccarsi dal resto del mondo e quindi di infilarsi in un posto come Union. Perfetto, direi di guardare le altre diapositive che non abbiamo guardato. Sarebbe a dire questa qua e questa qua, dal primo di Evil Within, se non sbaglio. Solo che adesso, ragazzi, non sto a parlare con Kidman davvero, perché sennò stiamo qua 3 ore. Vediamo un po' cosa possiamo fare qua col banco da lavoro. Allora, le cartucce per fucile, ovviamente, e nient'altro, tutto pieno. Potenziamento armi. Direi, ragazzi, di comprare le capacità per caricatore di pistola, perché veramente devo ricaricare troppo spesso e la cosa mi fa venire proprio il nervoso. Direi di comprare, ragazzi, sì, il livello 2 del danno, quindi della potenza di fuoco del fucile a pompa, direi. Sì, visto che è quello che usiamo più spesso. Dopodiché direi di aumentare la capacità di ricarica del fucile di precisione, il tempo di ricarica per la pistola, visto che ci siamo. A questo punto, ragazzi, potenzio pure la pistola, la faccio arrivare al livello 2, così da poter aumentare la potenza di fuoco. Ok. Ok, con le armi direi che posso andare bene così. Abbiamo potenziato un po' tutto. Andiamo a potenziarci noi. Visto che ci siamo, ragazzi, comprerò questo. Mano ferma che riduce naturalmente l'oscillazione del mirino delle armi da fuoco. Sbloccherò questo, ragazzi, con un gel rosso per... Ah, non posso comprarlo comunque perché non mi basta il gel verde. Vabbè, intanto l'abbiamo sbloccato. A questo punto, ragazzi, comprerò questo. Permette di usare automaticamente una siringa medica quando subisci danni fatali. Non funziona contro alcuni tipi di attacchi fatali, però potrebbe essere utile. Ok, ci siamo potenziati tanto anche oggi, per cui direi di tornare indietro. Perfetto, ragazzi, rientriamo e andiamo, ragazzi, ad entrare nel midollo. Eccoci qua, in questa stanza non c'è nient'altro, solo il computer. Ok, speriamo che il midollo ci sia ancora. Dovrebbe. Torna da O'Neill, ok. Il nostro obiettivo attuale, ragazzi, è vedere che diavolo gli sarà successo. Ci siamo. Caro O'Neill, sto arrivando. Spero non sia successo niente, anche se ovviamente tutto fa presagire, ragazzi, che gli sia successo qualcosa. Siamo all'uscita 72. Prendiamo tutto quello che possiamo prendere, ovviamente. Cos'è sta roba? Condensatore. Questo condensatore portatile è usato nei laboratori per raffreddare i gas e trasformarli in liquidi. Questo componente può essere usato per creare oggetti utili. What the fuck? Come lo userei? Dovrei usarlo un condensatore, no? Seriamente. Vabbè, non c'è altro, ragazzi, usciamo. Poi c'è pure una risonanza. Ok, è un agente Mobius morto. Nessuna novità importante, per cui direi di stare pronti, che non si può mai sapere. Prendiamo questi. Immagino che apriremo la porta da qua. Perfetto, vediamo un pochettino. 2 1. No. E 1. Ci siamo. Ok, semplicissimo. Caro padre Theodore. Theodore deve essere stato qui. Forse è il motivo per cui O'Neill non risponde. Merda. Il rifugio di Hoffman è vicino. Meglio farci un salto. Se O'Neill è finito come questi, mi sa che stiamo abbastanza nella cacchina, oserei dire. Un altro membro della squadra morta. Dovevo ascoltarlo. Dovevo aiutarlo. Merda, ragazzi, qua c'è un'altra diapositiva. È un disastro. Padre Theodore ovviamente è passato anche di qua, si capisce. Dalla sua incredibile passione per le candele, si percepisce, per appunto questa sua incredibile passione per il sangue e le candele, direi. C'è qualcuno qua? Ok, a questo già gli è saltato la testa, ma proprio malissimo, direi. Qua non c'è nient'altro, per cui niente, è stato inutile entrare qui. Dio, addirittura ridotti già a scheletri. Sì che mi fa abbastanza senso. Ma qua ci siamo già stati, forse. Allora, qua è chiuso. Qua c'è una strisciata de merda che, ragazzi, mamma mia, avreste potuto pure pulirlo. Ah, qua c'era Hoffman. Sempre che Hoffman, ci sia ancora. Ci sei? Merda, temo di no. No, a lei l'agente Mobius morto. Un'altra di queste. Cos'è successo qui? Porca vacca, miseria. Dai, ma li sta facendo fuori tutti. Liam,
Sei tu? Maledetto. Liam, sei tu? Perché il mio comunicatore capta il tuo segnale? Lascia stare, non importa. Dove sei? Cosa? È dall'altra parte del laboratorio. È un'area riservata, ci hanno vietato di andare lì. Non abbiamo accesso. Come hai... Ok, ho capito. Sì, ci vediamo lì. Sta attento. Madonna, raga. O'Neill ha lasciato il rifugio per andare in un'area riservata del midollo. A quanto non pare. Non sembra da lui. Mi può darsi che fosse posseduto, Attenzione, attenzione. Che qua puzza tutto tantissimo re merda. Vediamo un attimo il computer perché ci permette di interagire. Eh già, prendiamo il fusibile allo. E niente, direi di andare da questa parte, anche se la situazione mi puzza grandemente di cacca pupù. Prendiamo questo. Oddio, invitante. Bello sto posto. Davvero te fa proprio venire voglia d'entrarci, eh? Oddio, di chi è mo quel cadavere? Stiamo pronti perché potrebbe succedere qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Non è... Ok, non è nessuno che conosciamo. C'è una sacca per munizioni, ragazzi, per fucile a pompa, cosa che ci piace tantissimo. Ecco fatto, l'abbiamo ampliata. Molto utile, direi. Immagino che dovremmo entrare nell'ascensore, per cui prima di entrare nell'ascensore direi di farci un giro fra resti umani, sangue e mobili tutti. Eccolo là, ragazzi, guardatelo un po' come mi sta aspettando. Io faccio così. Tac. Diretto, già risolto il problema. Perché... La concia de tu madre, hijo de... Cioè, io evito di farmi venire gli infarti. E sai che hanno fatto quei furboni del giovane? Hanno detto, guarda, giocherina, qua di sicuro a quello gli spara in testa. Allora ne piazzo uno nascosto qua che esca all'improvviso, così gli prende l'infarto comunque. Maledetti pezzi di merda, come vi posso odiare tantissimissimo. Vabbè, qua non c'è nient'altro, ragazzi, per cui dopo esserci presi questo ennesimo infarto, direi di prendere l'ascensore tranquillamente. Tac. C'è qualcuno all'interno? Madonna, che è sta luce sparata? Oh, non si vede niente. Allora, ragazzi, spero... Ok, non ci sono grate sopra, perché sapete, non si può mai sapere nei giochi... No. Oh, mio Dio. Ah, invitante anche sto posto. Porca vacca miseria. Lì ci dovrebbe essere un altro agente Mobius morto. Non mi dica che le misure di sicurezza sembrano più rigide. Direte sì. Questo si dovrebbe risvegliare, non lo so. Spero di no, sinceramente, perché non sono in vena di farmi prendere un altro infarto, perlomeno. Per cui, questo c'ha qualcosa? No. Qua possiamo entrare? Addirittura punizioni corporali per tanto poco. Ah, potevo entrare da qua. Ok, qua ci hanno aperto uno specchio, ragazzi. Un significato ci deve stare. Ok, fucile a pompa, perfetto. Perché, ragazzi, ci stanno praticamente permettendo di andare a salvare la partita, di andare a potenziarci se possibile. E questa cosa mi puzza tantissimo. Per cui direi che salvo la partita. Potenziarmi per adesso, ragazzi, non serve. Per cui tornerò dentro. Vedremo che cosa ci aspetta qua. Wow. Ispira molta fiducia anche questo corridoio. Davvero, specialmente queste chiazze di sangue qua. E di sto sangue trascinato, come se fosse trascinato dentro da una qualche creatura mostruosa. Oddio, ragazzi, questi usciranno tutti da dentro ste bocce di vetro. Questi serbatoi, ma cosa servono? Non ne ho idea, Seb. Non lo so, non mi ispira per niente fiducia sta cosa, per niente. Perché temo che in qualsiasi momento sti serbatoi possano spaccarsi, sapete? No, ok, ragazzi, è stato un piacere vedervi. Voi continuate a fare la vostra cura reidratante, mi raccomando. Non vi preoccupate per me, eh?
Ce ne sono altri qua. Che cosa meravigliosa, meravigliosa direi, partigliarmi. Dirò di sì e farò finta che questa situazione sembri totalmente... Cosa fa questo laboratorio? Normale. E perché Liam voleva incontrarmi qui? Ok, è andata di qua, sta poveraccia, chissà che fine ha fatto pure lei. Bene. Non posso passare senza uno di quei chip. Deve essercene uno qui intorno. Sì, uno qui intorno, così a caso. Ok, cerchiamone uno nel laboratorio. I nostri sforzi sono stati vani. Ok, ce ne dovrebbe essere uno qui intorno. Vabbè, in ogni caso direi di esplorare, di prendere tutti gli oggetti che possiamo prendere. Un fusibile, per esempio. Qua c'è qualcos'altro. Va bene. Prenderò questi e nient'altro. Ecco qua. Guardate il caso. Allora, qua c'è un documento, direi di leggerlo. Venga isolato prima che peggiori. Alla faccia. Si vede come l'avete isolato, eh? Eccolo lì. Che si fa il suo giretto di ispezione. Allora, là c'è una cosa che luccica là in fondo, ragazzi. Io non so se il chip sarà tipo di qua. Non lo so. Magari si può accedere di qua. Perché non te ne vai al diavolo pure tu? Mi ha fatto prendere un infarto. Porca vacca miseria. Scusa, mi prendo il tuo mocciolo. Possiamo entrare da qua? No. Assolutamente no, Seb. Che scherzi. Ti vuoi tagliare nei vetri, eh? Allora, il chip mi dice... Qualcosa mi dice che è qua dentro. Almeno spero, perché sennò devo andare di là a trovare l'altro amico. Scusate, permesso? C'è nessuno qui. Allora, qua c'è del mocciolo rosso. Perfetto. Però mi sa proprio che mi sono sbagliata, perché il chip non è qui. Interessante sta cosa. Quindi effettivamente questi qua, ragazzi, che affrontiamo sono cittadini dello STEM, cioè dello STEM, sì, di Union. Persone che avevano deciso di entrare ad Union. Che è successo, mo? Ah, guarda caso è caduto dal lettino. Ecco, io faccio così direttamente, guarda, ti faccio saltare la testa perché mo avete cominciato a rompermi un pochettino le scatole. Ecco, incavolato nero pure te. Te sto aspettando. A te sta di proprio all'ennesima potenza. Ehi, ecco qua. Risolto. Mamma, mamma, mamma. Quindi queste erano persone, effettivamente. Fatto sta che il chip non sta manco di qua. Se andassi di qua a controllare, qualcosa mi dice che devo andare piano di sopra, ragazzi. Abbiamo visto che ci sono delle scale che mi portano di sopra. Per cui qua c'è un altro condensatore. Sembrerebbe non esserci più niente. Qua possiamo... sì, possiamo aprirlo facendo così, guardate. Tac. Attenzione perché mi puzza tanto del merda sta cosa. Oddio. Non è che qua che devo continuare, no. Non credo. Oddio ragazzi, è bruttissima sta situazione. Sto posto direi che è veramente... Oddio. È veramente schifosissimo. Ma davvero sa proprio di schifo, eh. Vabbè, madonna, guardate gli insetti. Vabbè, niente reghe, direi. Risonanza sconosciuta. Se entro qua. Scusate, ragazzi, vediamo un po'. Attenzione. Wow. Oh, devo uscire. No, 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 pure qua lo spettro, no! No, oddio no, oddio no, oddio no, oddio no! Ma perché pure qua? Perché pure qua? Perché pure qua? Oddio no, oddio no, 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 ragazzi, ancora no. Ancora quella cosa. No.
Oddio ragazzi, esce l'audio dal pad, esce l'audio dal pad! Ok, fa paura, fa paura, fa paura. Non so che cosa fare, non so che cosa fare, non so che cosa fare, non so che cosa fare! Oh merda. Oh merda, vabbè, non dovevo andare là. Chiarissimo. Merda, pupazza. Ma che cazzo? Ha bloccato, ma ha bloccato. E che sei, un dissennatore? Ma ha succhiato via l'anima. No raga, no no no, non si affronta, questo non si affronta, cioè pure qua lo spirito, no. Ah, posso passare di qua, aspettate. Non la posso affrontare io sta cosa. Oddio, oddio mi ha visto, oddio mi ha visto. Oddio. Oh merda. Mo invece di spaventarmi comincia a nervosire, eh. Comincia a nervosire come faceva a stare già sotto. Ok, non mi ha visto ragazzi, forse. Merda. Forse, forse, forse. Adesso riesco a cavarmela. Spero. Sì, come no. Sto paio de palle. Ma quello sono io. Perché sono così? Ma perché sono costretta a vivere tutto questo? Perché dico io, no? Perché dico io, porca vacca? Devo vivere quest'incubo. Ok, piano, 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 piano. Merda, ma ha sbarrato. E ciao. Oddio. Ma che gli devo passare vicino? Ma che veramente? Madonna. Raga, chi ha fatto sto gioco è uno stronzo. No, aspetta, come esco da qua adesso? Vabbè, sì. Forse ho capito, ragazzi. Ecco, sì, infatti, devo passare di qua. Perfetto, meno male che ho avuto un attimo per controllare. Porca pupazza. Continua a spostare robe sta maledetta stronza. Minchia, quasi mi impala. Ok, di qua non si passa. Niente raga, devo tornare indietro. Dovrò ripassare di qua. Boh, vallo a capire. Dove caspita devo andare? Dove caspita vado? Vabbè. Che strazio. Oh! Ce la farò mai a scappare da quest'incubo? Comincio ad avere i miei dubbi, ragazzi. Perché qua è tutto chiuso. Di nuovo, è tutto bloccato. Ok, ragazzi, sono riuscita a passare qua davanti. Non so se siete riusciti a vederlo. Ecco qua. Vabbè, ma sei una stronza. Sei proprio una stronza però, eh. Lasciatelo dire, figlia mia. Continua a fare tutti i giri del mondo. Tra l'altro, probabilmente presto, ragazzi, non vedrete più la facecam, perché mi si sta per scaricare la macchinetta. Quindi per colpa di sta stronza ho perso un sacco di tempo qui. Ecco qua. Vabbè, prendi sto cavolo, eh. Corri, Seb. No, 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 no. Fatta appena in tempo, cosa? Ragazzi, eh. Che vuole da me? Cosa c'entra con questo posto? Bella domanda, Seb. Se lo sapessi, magari ti potrei rispondere. Fatto sta che per fortuna mi ha appena salvato la partita. Vabbè, ragazzi, allora, mi ha salvato la partita. Penso proprio che la prossima volta riprenderemo da qui. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Obdosh a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link nei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!